Buongiorno, mi chiamo Maurizio Morandini e sono originario di Bienno in Valle Camonica. E sono nato nel 1982 e dal settembre 2012 vivo a Ilembula in Tanzania. E nella missione di Don Tarcisio Moreschi, parroco di Filei Donum di Malonno e con cui collabora la signora Fausta Pina di Andrista di Cevo. Loro sono circa 25-26 anni che sono in Tanzania. E dal 2012 vivo lì anche io. Avevo circa 30 anni quando ho deciso di partire per un'esperienza di missione. Avevo deciso di fare un'esperienza comunque abbastanza lunga. Contavo di fermarmi non meno di 2 anni e tramite alcuni contatti amici della Valle Camonica avevo avuto dei colloqui con Tarcisio e con l'associazione Pamogia di Malonno che collabora con Fausto Tarcisio e che li sostiene. Avevamo pensato di fare un periodo di prova per capire come potevano andare le cose, capire se la mia presenza poteva essere utile oppure no, capire se anche io ero in grado di comunque reggere e vivere appieno e realmente un'esperienza comunque in una terra lontana, in una terra sicuramente più difficile rispetto a quella della Valle Camonica. E dopo pochi mesi abbiamo capito tutti, sia io che Don Tarcisio che Fausto, che comunque la scelta più giusta era quella di rimanere, e tant'è che sono ancora lì. Fausto e Don Tarcisio a Ilembula hanno un centro orfani, poi hanno altri progetti legati all'istruzione, agli orfani, alla disabilità, alla sanità, nei dintorni nelle parrocchie in cui Tarcisio è stato in Tanzania, però principalmente io e Ilembula mi sono sempre occupato di orfani e ho cercato di essere di sostegno e di aiuto a Fausto nelle sue attività. Diciamo di caritas della parrocchia, quindi sostegno a studenti in difficoltà, famiglie con malati di AIDS, donne sole con bambini, anziani, disabili e comunque i soggetti più deboli di una società comunque già sicuramente che non vive nell'opulenza e ha comunque tantissime persone hanno delle difficoltà, soprattutto economiche, materiali, che poi portano a delle difficoltà purtroppo a volte anche culturali e quindi anche di relazione sociale. Noi Fausta ha sempre cercato di occuparsi delle figure ancora più deboli e più emarginate, quindi sì, persone anziane sole, senza figli, senza nipoti, donne sole con bambini, malati di AIDS, bambini orfani o comunque vivono situazioni di estrema difficoltà familiare. Io che sono di formazione sono un educatore che ha sempre lavorato, ho arrivato circa 10 anni in Val Camonica come educatore, ho cercato di affiancarla i primi anni, di conoscere la lingua, Swahili, perché in una zona rurale come la Tanzania l'inglese lo è parlato da poche persone, la maggior parte della popolazione parla la lingua locale, di conoscere la cultura del posto, delle persone. Perché pensavo e credo tuttora che sia importante non partire per aiutare gli altri, ma essere lì per crescere insieme, fare un percorso insieme. Quindi ho sempre cercato, forse sempre no, ma da quando ho acquisito questa consapevolezza lavorando insieme alle persone del posto, mi sono reso conto che io non ero nessuno, non avevo nessun tipo di competenza speciale per permettermi di dire devo insegnare devo aiutare queste persone. Ho cercato di conoscere, capire, comprendere e inserirmi nel contesto per fare in modo che la mia presenza fosse un cammino condiviso con le persone con cui ho collaborato e con cui collaboro tuttora. Quindi è stata da parte mia anche, credo, una presa di coscienza. Perché tutti quelli che partono spesso sono animati da buoni sentimenti. Stiamo parlando di un continente, ma come anche il Sud America o alcuni paesi dell'Asia, con grosse difficoltà, i paesi cosiddetti in via di sviluppo, i paesi che una volta venivano chiamati i paesi del terzo mondo, comunque le condizioni materiali di partenza sono comunque più svantaggiose rispetto a quelle che possiamo incontrare, che incontriamo noi quando nasciamo, cresciamo, viviamo in Italia o in Occidente più in generale.
Quindi si è sempre tutti portati a dire vado a restituire qualcosa di quello che comunque ho avuto in dono, sono stato più fortunato e quindi vorrei ridare qualcosa agli altri. Dopo, quindi questo era l'intento principale della mia partenza, volevo dare qualcosa, volevo che fosse un'esperienza di dono, ma gratuito, di gratuità verso gli altri. E come tutti, questa è una cosa un po' banale, dicono è più quello che ho ricevuto di quello che ho dato quando stai giù. E a questo punto della mia esperienza mi sono interrogato se davvero volevo essere giù in Africa, in Tanzania, per ricevere più di quello che potevo dare, o se volevo veramente dare qualcosa di importante anche di quello che avevo dentro, delle competenze comunque avevo acquisito, degli studi che avevo fatto. E ho capito pienamente, stando giù, che l'unica via era quella dell'ascolto e della condivisione reciproca, della fiducia reciproca. E quindi negli anni poi ho preso in gestione sempre più, in maniera più fattuale, la realtà del centro orfani Renato Grandi di Lembula, che ha aperto le porte ai primi bambini nel settembre del 2012, proprio pochi giorni prima dopo il mio arrivo. È stato inaugurato l'8 maggio 2013 e sempre più, dicevo, negli anni ho cominciato a gestire in prima persona, prima affiancando Fausta e Don Tarcisio e poi sempre più in maniera autonoma il centro orfani. E lì ho collaborato con delle suore tanzaniane, tre ne sono passate, per vari motivi le prime due sono state spostate, hanno fatto altri percorsi. E con loro mi sono sempre confrontato, e con le ragazze tanzaniane che noi assumiamo perché svolgono il ruolo di mamme e quindi si occupano principalmente, cioè in prima persona, della crescita dei bambini che noi accogliamo, bambini che hanno tra gli 0 e i 15 anni circa. E lì io, più che portare il mio punto di vista, il mio sistema educativo, la pedagogia che io ho appreso sia nello studio che nel lavoro sul campo in Italia, ho capito a un certo punto che era più corretto e comunque più foriero di possibilità di miglioramenti, di crescita, eccetera, se avessimo cercato di imparare gli uni dagli altri. E quindi ho cercato di lavorare il più possibile in equipe con queste donne, ragazze, spesso giovani madri, spesso abbandonate, molto spesso senza un grande livello di istruzione, e ragazze che venivano dal mondo contadino e che magari avevano allevato figli, fratelli, sorelle, nipoti, però senza nessun tipo di preparazione. Quindi da una parte abbiamo cercato di fare formazione insieme al personale locale, quindi psicologi, educatori, insegnanti, medici, infermieri, eccetera, e dall'altra abbiamo cercato di dialogare e capire cosa si poteva portare sia dalla nostra esperienza, dalla mia esperienza, che dalla loro, cosa poteva essere, tutti gli elementi che potevano incontrarsi e generare comunque delle pratiche educative che fossero il meglio possibile per il nostro centro orfani, per quel centro orfani, e che potessero rendere il più possibile, ad aiutarci il più possibile a raggiungere gli obiettivi che siamo fissati. L'obiettivo principale è quello di fornire degli strumenti reali a questi bambini perché una volta che saranno cresciuti possano essere in grado di decidere e di scegliere e di vivere una vita il più degna possibile, che non siano in balia degli eventi, che non siano in balia della società, che possano avere gli strumenti per decidere autonomamente cosa fare alla propria vita, che sia andare a diventare medico, che sia andare a fare il pastore con le mucche o con le capre, perché non è che siamo andati, siamo in Tanzania, siamo in Africa solo per chi può studiare, quindi aiutiamo solo chi ha le possibilità per qualche motivo di poter fare l'università, ma siamo in Tanzania per cercare di, con questi bambini e con questi minori, di fare in modo che ognuno possa seguire in modo consapevole la propria strada e quindi sviluppare il proprio essere umano, la propria persona nella maniera più completa possibile. Quindi lavoriamo molto sul lungo periodo, non lavoriamo
sul breve, quindi non è solo una soddisfare i bisogni primari dei bambini, anche affettivi, e quella è una parte che sicuramente c'è, l'affettività, il gioco, tutto quello che facciamo a livello educativo non ha però mai un fine contingente, ma è finalizzato a un futuro molto lontano, quindi un lavoro che a volte è più faticoso, perché comunque punti molto sul dialogo, sull'ascolto anche del bambino. È difficile in Tanzania far capire o capire insieme com'è possibile, poi con numeri nel 100 orfani abbiamo più di 100 bambini in questo momento, quanto sia importante l'ascolto del bambino, quanto il bambino abbia dei diritti oltre che dei doveri, quanto il bambino sia un essere umano in tutto e per tutto, non semplicemente un essere umano in potenza, in una cultura in cui purtroppo per mancanza di risorse, mancanza di tempo, i bambini comunque fino a quando non sono grandi a sufficienza per essere fonte di reddito per la famiglia sono comunque relegati in un angolo, sono comunque visti, messi un po' in disparte. E quindi questo è il lavoro più grosso, che però passa soltanto dalla conoscenza reciproca di culture diverse, di retaggi diversi, perché ripeto, l'ho detto all'inizio, se crediamo io non ho mai creduto che siamo giù solo per aiutare ad insegnare, siamo giù per crescere e fare un cammino insieme.